potremmo continuare ad estendere un'infinità di punti, ma questi sono solo discorsi da gente inesperta, onesta, e voi siete esperti di simulatori. Io su questo punto volevo leggere le parole di Letta, che ha detto il 6 maggio 2013 a Sky TG24. È fondamentale su Expo 2015 l'attenzione massima, e ci metteremo la massima attenzione sia per quanto riguarda il tema del controllo, perché nessuno attorno a questa vicenda possa pensare di fare il furbo, di infilarsi per fare attività illecite ed illegali. Adesso vedrò, signor Letta. Lo slogan di Expo 2015 è nutrire il pianeta, energie per la vita. L'abbiamo già detto, per noi è nutrire gli amici. L'elenco delle principali imprese aggiudicatarie degli appalti: appalto numero 1, Engeco SRL, interventi specialistici nell'edilizia civile e industriale. Società coinvolte in episodi di corruzione di funzionari ANAS per eludere le normali procedure di gare d'appalti, per esempio sulla SS340 di Como. Il processo penale si conclude nel 2005 con condanna definitiva per corruzione propria, abuso d'ufficio, truffa, ricettazione, riciclaggio, turbata, libertà degli incanti. La un po' più famosa CMC, appalto numero 2, aderente alla Lega Coppa, le cosiddette cooperative rosse vicine al PD. Il bando di gara viene pubblicato nell'agosto 2011, la base d'asta è di 90 milioni e la CMC se la aggiudica con un ribasso del 42%, cioè per 58 milioni. Salvo poi un anno dopo, novembre 2012, andare da Expo SPA, l'ente gestore, e chiedere extra costi per 30 milioni di euro, cioè la stessa cifra del ribasso con cui la CMC vinceva l'appalto. Nonostante una relazione riservata del direttore dei lavori che dice che di questi extra costi ne sono giustificabili 3-5 milioni, non 30, la CMC li ottiene tutti senza ulteriore bando, con una variante ad hoc del progetto. Nel maggio 2012 la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per turbativa d'asta. Il sospetto è che le aziende che hanno concorso nella prima grande gara di Expo, tra cui la CMC, abbiano creato un cartello per fissare l'offerta da fare nella gara d'asta. Il limite legale di ribasso era stato fissato al 43%. Consorzio Stabile Litta, subappalto di CMC, è un gruppo di imprese costituito dai fratelli Baronchelli SRL, Gimaco Costruzioni, Impresa Litta, Vivai Saldini, che fanno riferimento a Compagnia delle Opere vicino a Comunione Liberazione, Asso Verde, Asso Impredili. Il suo vicepresidente, Nicola Di Rosario, è a processo con altri 18 imprenditori con l'accusa di aver creato un cartello di aziende per spartirsi gli appalti nell'ambito del Verde a Monza. Di Rosario nel 2009 viene indagato dalla Procura di Milano per una tangente di 10.000 euro al consigliere regionale Gianmario, PDL. Le indagini chiuse nel febbraio 2013 hanno accertato il pagamento della tangente. Scusate, so che per voi non è scontato. A processo per turbativa d'asta nella stessa vicenda. Onorevole Barone, concluda il suo intervento rivolgendosi credo qua. Di avere ancora tempo no, a disposizione. Sì, no, no, a tempo. Allora, dicevo allora, di rivolgersi, vorrei rivolgersi i cittadini, a me. Grazie. Oltre ancora 9 minuti. I colleghi del PD a prima legislatura, che a prima si elezione, alla Presidenza. Perché magari non sanno esattamente da chi sono contornati. Ecco. A processo per turbativa d'asta. Cioè dobbiamo informarci fra di noi, insomma, voi potrete controllare i nostri scontrini, ecco. A processo per turbativa d'asta nella stessa vicenda, Achille Baronchelli sarebbe l'organizzatore del cartello di imprese che decideva la partecipazione alle gare, distribuendo agli associati i ribassi d'asta da presentare, stringendo accordi di non belligeranza, seguendo i criteri di spartizione territoriale e per singole stazioni appaltanti, intrattenendo altresì rapporti con esponenti della regione Lombardia e dirigenti pubblici in grado di favorire le attività delle imprese, e tutto virgolettato, non è roba mia, sia nella fase di aggiudicazioni delle gare sia nella fase di esecuzione dei lavori, chiuse virgolette.
Angelo Giammario, consigliere regionale Lombardia ed ex sottosegretaria della giunta Formigoni, nel 2010 corre per vedersi riconfermare la poltrona di consigliere. Obiettivo centrato, 7.000 preferenze, un tesoretto elettorale incassato in parte grazie al sostegno della mafia, racconterà poi il PM Alessandra Dolci durante la requisitoria al processo infinito. Passiamo al TurboSider S.P.A. subappalta CMC. È stata condannata nel 2012 con altre imprese dal consorzio Comast per aver messo in atto un meccanismo anticoncorrenziale nel mercato delle barriere stradali e autostradali tra il 2003 e il 2007, relativa anche a gare pubbliche. Il consorzio Comast in questi anni ha ottenuto il 95% degli appalti nazionali sulle barriere autostradali. Niente lobbismo, quindi. Il TurboSider effettuò due versamenti di denaro a beneficio dell'ex presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, PD, 80.000 euro tra il 2009 e il 2011 a Fare Metropoli, associazione di Penati, e altri 30.000 euro alla lista Penati Presidenti. Appalto 4, Ati Mantovani. L'appalto più importante se lo aggiudica la cordata con a capo il gruppo Mantovani S.P.A., affiancata da Coveco, Ventura S.P.A., Sialv S.P.A., Socostramo SRL. Quasi finito, Presidente, magari evitiamo di vedere una puntata di report. L'Ati Mantovani dell'ottobre 2012 è indagata per turbativa d'asta sull'assegnazione dell'appalto Expo. L'inchiesta è nata dalle dichiarazioni dell'imprenditore Locatelli, terzo nella prima gara d'appalto, coinvolto nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex consigliere lombardo Nicola Cristiani, PDL, accusato di traffico illecito di rifiuti e corruzione nell'ambito di un'inchiesta sulla società Brebemi e sulla discarica di amianto di Cappella Cantone. Il presidente di amministrazione della Mantovani era Pier Giorgio Baita, sostenitore del PDL Veneto, amministratore di altre aziende del gruppo con Claudia Minutillo, chiedo scusa Minutillo, l'ex segretaria dell'onorevole ed ex ministro Galan, PDL Forza Italia. Baita, la Minutillo e il direttore finanziario Nicolò Buson sono stati arrestati nel 2013 con l'accusa di frode fiscale, false fatturazioni. Nell'ottobre 2013 vengono arrestati due manager della FIP, gruppo Mantovani, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per un cantiere della variante di Caltagirone vicino a Catania. Il prefetto di Venezia, ottobre 2013, ha congelato il certificato antimafia della Mantovani, un momento di cautela, che continua però a lavorare nei cantieri Expo. Coveco, subappalto di Ati Mantovani. Il consorzio Veneto Cooperative aderisce alla Lega Coop, ha lavorato nell'appalto per la costruzione del porto di Castellammare del Golfo, Trapani. Presidente all'epoca dell'appalto era Antonella Colavizza, che agli atti giudiziari risulta essere stata denunciata per altri appalti, perturbata libertà di incanti e associazioni per delinquere. Socostramo SRL, subappalto Ati Mantovani, società controllata da Erasmo 5, costruttore romano, sponsor e promotore della Fondazione della Libertà per il Bene Comune, dell'ex ministro Matteoli, PDL Forza Italia, e coinvolta in un'inchiesta per corruzione sulla ristrutturazione della caserma a Montebello, un mega appalto assegnato quando il provveditore, scusate perché poi tra l'altro volete anche privatizzare le caserme, quindi un mega appalto assegnato quando il provveditore alle opere pubbliche in Lombardia-Liguria era Francesco Enrichiello, poi consigliere per Expo dell'ex ministro Corrado Passera. Ventura S.P.A., subappalto Ati Mantovani. La Ventura S.P.A. è un'azienda siciliana con sede legale a Messina e sede operativa a Milano. È legata alla Compagnia delle Opere, il braccio economico di Comunione e Liberazione. Sono emerse le frequentazioni con le cosche messinesi in diverse inchieste della DDA, Gota, Gota 3 e Vivaio, che hanno collegato la Ventura nel giro di imprese legate ai boss e alla grande spartizione di appalti pubblici in tutto il messinese. Sebastiano Ventura è finito in un'altra inchiesta sul cartello di aziende che nel 2005 a Milano e provincia aveva messo le mani su 33 appalti di manutenzione di strade. No, è un sonno che gli serve per non guardare, insomma. La prefettura avrebbe dovuto segnalare eventuali irregolarità entro 45 giorni dall'assegnazione dell'appalto, ma in questo caso l'interdittiva antimafia è arrivata dopo quasi 6 mesi. Nel giugno 2013, ci avviciniamo ai giorni nostri perché sono tutti nuova politica, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Ventura S.P.A. riammettendola ai lavori per l'Expo 2015,
rimandando la questione al TAR della Lombardia per ulteriori approfondimenti. 24 aprile 2013, nel suo ultimo Consiglio dei Ministri, il governo Monti approva in tutta fretta la legge speciale sull'Expo, insieme a una serie di norme di emergenza. Viene istituita la figura di un supercommissario con poteri speciali, tra cui quella di accelerare le procedure per assegnare appalti, in certi casi di non fare le gare, ma di dare lavori attraverso procedure direttamente negoziate con chi andrà ad aprire i cantieri. Dopo Expo, i terreni agricoli e circostanti su cui verrà realizzato l'evento verranno in buona parte cementificati. Gli appalti pubblici in Italia costano mediamente il 40% in più della media europea a causa della corruzione. In Italia solo per i sovraccosti della pubblica amministrazione vengono letteralmente bruciati in corruzione 60 miliardi, il che significa che la metà del volume di tutto il malaffare nell'Unione Europea, ossia 120 miliardi, è in Italia. Ma misteriosamente questa non è mai la priorità né per il governo né per i mass media di regime in Italia. Forse perché sono controllati entrambi da referenti degli stessi partiti e comitati? Fuori i mercanti dal Tempio, fuori i lobbisti dal Parlamento, libera informazione in uno Stato che sia una comunità di beni comuni. Grazie.